Speso, l'inizio di Catania-Bologna è stato altalenante, nel senso che il Catania ha avuto un paio di occasioni, una per il Bologna sui piedi di Gilardino, bella la conclusione del Napoli parata da Romero per la Sampdoria, tentativo per quello che riguarda Icardi, in Pescara-Cagliari, più Cagliari che Pescara, in Genoa-Udinese molto bene il Genoa, quantomeno per determinazione, per quantità di lavoro, e in Torino-Atalanta, nonostante si giochi allo Olimpico di Torino, più Atalanta che Torino, già Gillet in un paio di occasioni chiamato all'intervento di quelli che contano davvero. Vittorio, ci analizzi un po' Napoli-Sampdoria, che tipo di gara è stata finora, che tipo Ma di gara per è? Per il momento la Sampdoria in almeno un paio di circostanze ha avuto in mani difficoltà, c'è stata una mischia proprio al quarto o quinto minuto risolta in qualche modo, diciamo. È un Napoli diverso da quello di giovedì? Ma di sicuro lo deve essere, che lo sia ancora non ho visto cose pirotecniche. È anche un altro Napoli come formazione, voglio ricordare. Certo, qui è perché completo. Quando tieni in panchina uno dei moschettieri. Barreto sbaglia il gol del vantaggio del Torino, a porta pressoché spalancata, a difesa pressoché bevuta, riesce nell'impresa di calciare tra l'altro alle aveva stelle. Fatto era più, difficile, scambio, era di più no, difficile sbagliarlo che farlo. Sì, aveva fatto uno scambio anche. Con Cerci, molto bello. Con Cerci, bello, eh. Barreto che dal disco del rigore, lì, tutto lì. Solo, ha calciato dal basso verso l'alto, la palla gli si è impennata. Barreto che mi risulta, io sentì una dichiarazione di Ventura un mesetto fa, è un pallino, un chiodo fisso di Ventura. Da io quando l'ho avuto a Bari. A Ventura sì, voglio sì. bene. Ma a Bari giocava, faceva sfacelli. Sì, ma a Ventura voglio non bene. Non aveva ancora avuto l'infortunio. No, esatto. Ma Antonio, ma in Serie B andò bene, ma anche insomma. Lo in Serie so. A si fece male quasi subito. Senti, ecco, io. Però Serie B. Ha avuto un infortunio però veramente grave, un grave sì, che l'ha tenuto. Io ho l'impressione che lui faccia fatica in Serie A, capito? Faccia una fatica immane. Però ogni allenatore ha i suoi pallini e lui se lo porta dietro. Alla fine l'ha voluto in tutti i modi sto Barreto e ora il Torino se lo ciuccia. Ma sai, non in gioca Serie Bianchi, B magari e non gioca a Rolando Bianchi. No, ma magari in Serie B giocava nel Bari, il Bari era in testa alla classifica e quindi la squadra giocava l'attacco, lui aveva la possibilità di segnare, giocava nel ruolo più adatto alle sue caratteristiche, sai, qui in queste squadre e si deve adattare al gioco, al nuovo gioco dell'allenatore. Ma su questo ci sono dubbi, su questo ci sono ed è più difficile. Cavani. Il problema sta sempre lì. Occasione per Cavani che noi ci interroghiamo sul fatto che Barreto stia in campo e come diceva giustamente Giorgio Micheletti, uno come Rolando Bianchi, che per esempio avrei visto benissimo. Anche a Firenze, ma ti dirò di più, l'avrei visto benissimo anche a Roma, sì, alla Lazio, perché meglio, credo che sia meglio di Kozak, senza voler nulla togliere a nessuno. A Mönchengladbach ha fatto due cose degne di un grande attaccante, mi ha ricordato l'Untelar pre-Milan, oppure ti ricordi quel giocatore Flo? Tore Anderson, sì, che sì, è stato flow, anche a Siena. Sì, ma il flow del Chelsea. Quello, quando il era flow. Del Chelsea. Questi due metri, un impala che anticipa tutti, insomma, però anche cosa che con tutto il bene che possiamo volere. Allora, è Napoli! Ed è la quarta occasione per il Napoli. Cavani. Qui ha calciato male Cavani. Però mi sembra che la Sampdoria lasci spazi un po' troppo ampi. Delio Rossi vuole, ha detto vado a giocarmela a viso aperto. Se la va a giocare, ma sai, è la squadra. Mi pare però che sia un Napoli tutto diverso da quello di giovedì, eh? Sì, sì. Beh, tutto sai, anche il risultato di ieri fra Roma e Juventus galvanizza. E oggi giocano un jolly. Il Napoli gioca un jolly. Intanto l'Udinese a Genova ha già dovuto sostituire Lazzari, infortunato con Badu, e il Cagliari sta facendo uscire adesso a Pescara Pisano, che è rimasto giù perché è scivolato, gli è rimasta la spalla sotto il corpo scivolando. Genoa in attacco, Genoa tosto, Genoa determinato, Genoa con Ballardini completamente diverso. Strano ma vero, c'è Juan Manuel Vargas con i capelli cortissimi e con tantissima voglia di correre, ha già
già tirato un paio di volte in porta. Taglio nuovo, calcio nuovo, eh? Ma di solito lui quando è a scadenza contratto trova sempre gli ultimi mesi che trova sono gli di stimoli positivi. Giusti, eh? Strano, strano. Padelli fa fatica a prendere confidenza da tutte le parti da cui arrivano le conclusioni del Genoa, l'ultima era stata di Thomas Manfredini, direi così a naso. Se ci dobbiamo aspettare un gol, ce lo dovremmo aspettare a breve a Napoli per Napoli-Sampdoria e altrettanto a breve per Genoa-Udinese, perché sono le due squadre che sembrano Giorgio, il mercato di riparazione è stato compiuto in maniera massiccia da più o meno tutte le squadre in lotta per la retrocessione. Ma chi secondo me realmente si è rinforzato è stato il Genoa, perché io ho visto ieri il Palermo, è vero che è stato in vantaggio per quasi un tempo, e qualche minuto. L'ho visto anch'io. Voglio dire, l'innesto a Genova di elementi come Matusalem, che secondo me può fare la differenza in un centrocampo inesistente, qual era quello della squadra dei Preziosi, con l'arrivo di elementi come Olivera, lo stesso Bertolacci, poi c'è l'argentino, come si chiama, aiutami, Giorgio Boselli, giusto? Boselli, sì. Insomma, questi sono giocatori interessanti, Rigoni a centrocampo con Matusalem e Cusca. La squadra con questa formazione non mi sembra debba restare laggiù per molto tempo. Quindi credo anch'io. Soprattutto mi sembra che Boselli a Palermo. Boselli a Palermo.